Minuti finali sfortunati per il Borgia contro le squadre che lo precedono in classifica. Alcune settimane fa è stata la Vigor Lamezia che è venuta a cogliere un punto inesperato proprio al 90esimo. Oggi è il Montepaone che proprio al 42esimo del secondo tempo trova un gol, anche se il Borgia era in inferiorità numerica per l'espulsione di Passafaro. Una partita difficile, complicata, mister Magro. Capiamo la sua amarezza, perché effettivamente perdere così questa partita, che addirittura in alcuni frangenti della partita si poteva addirittura anche vincere. Allora, con più tranquillità, con più serenità, dico che il Borgia meriterebbe di occupare il secondo posto. Il Montepaone secondo me dovrebbe stare insieme allo Stignano, per come esprime il gioco, nonostante le lavagnette, le stampanti, tutte queste chiacchiere. Il calcio è fatto di altre cose. Io ho 17 fuori quota nella rosa e li faccio giocare pensando al futuro del Borgia. Il Montepaone deve vincere il campionato, però i campionati si vincono nel campo in un modo serio, non facendo altri giochini. E aggiungo, faccio i complimenti alla Lamezia per quello che esprime in campo. Montepaone purtroppo deve guardarsi un attimino ai coppi, perché è zero. Ad onore di cronaca, diciamo che nel momento in cui il Montepaone è andato in vantaggio c'è stata un po' di confusione in campo, l'arbitro non è riuscito più a tenere, ha espulso Mercurio del Borgia, alla fine ha emesso il triplice fischio finale rientrando negli spogliatoi, considerando che probabilmente secondo lui non c'erano più le condizioni per continuare. Dicevamo, mister Magro, lei addirittura oggi si è dovuto inventare Passafaro come giocatore a tutto campo, avendo fuori Pilò. Ma io mi invento ogni domenica qualcosa nell'espressione che mi danno durante la settimana i ragazzi. Che dire, la partita l'ha vinta il Montepaone o l'ha vinto l'arbitro? Ve lo chiedo a voi, perché io non ci ho capito niente. Che un gol annullato, un fuorigioco, la partita poi chiaramente si è chiusa 5 minuti prima. Voglio dire una cosa, forza Borgia. Mister Pisano, allora una partita che si conclude, diciamo, con qualche momento di tensione, l'arbitro alla fin fine dice che l'ha chiusa regolarmente al 45esimo, secondo lui, fatto sta che il risultato finale vede il Montepaone sbancare il Borgia, dove certamente non è facile venire a vincere, certamente la Vigor Lamezia aveva trovato difficoltà, anche voi oggi avete trovato difficoltà, una partita delicata, forse un pochettino più nervosa del previsto? Sì, una partita delicata lo sapevamo, è una partita difficile lo sapevamo, è un campo difficile, eravamo a conoscenza, avevamo preparato questa partita perché per noi era un crocevia importante per capire le nostre qualità, la nostra forza. Sì, a mio modo di vedere la potevamo passare in vantaggio prima. Siamo arrivati agli ultimi minuti con la partita in bilico, perché sappiamo che il Borgia è una grossa squadra composta da ottime individualità. Sinceramente il nervosismo sicuramente non appartiene a noi, nel senso che noi abbiamo fatto la nostra partita, quindi sul nervosismo non ti posso rispondere, perché sinceramente non so da cosa possa derivare. Voi venivate ovviamente dal recupero di questa settimana con l'Euro Girifalco, venite anche dal dover sapere che il San Calogero ieri aveva vinto, quindi è difficile da questo punto di vista anche psicologicamente inseguire questi risultati. Sì, ma è da tempo che noi non guardiamo più la classifica, è da tempo che non guardiamo, non facciamo tabelline, non facciamo niente, noi pensiamo soltanto ad allenarci e a fare le nostre gare domenicali. Oggi avevamo uno scoglio importante, un grosso, aver superato questo ci dà grande consapevolezza, grande sicurezza, ma per quanto mi riguarda stasera esiste solo la Serrese e devo pensare solo e esclusivamente alla Serrese.